Signor Concutelli, la domanda che devo porle per prima è anche la più importante. Vogliamo sapere, se vuol dircelo, quali sono i motivi per i quali lei e tutti avete ucciso Ermanno Buzzi nel carcere di Novara. Dunque, i motivi sono stati resi noti da noi sia all'epoca del giudizio per il delitto relativo e in seguito tutte le volte che siamo stati interrogati o siamo stati interpellati al riguardo. I motivi sono noti, sono addirittura diciamo banali al giorno d'oggi, sono stati banalizzati per quanto sono stati reclamizzati e quanto sono stati conclamati, perché che Buzzi fosse un delatore, che Buzzi fosse un provocatore, che Buzzi fosse un confidente dei carabinieri con funzioni di provocazione oltre che dell'azione, era cosa risaputa prima ancora della causa del processo che vide Buzzi imputato per l'eccidio di Piazzale della Loggia e condannato per l'eccidio di Piazzale della Loggia. Ora, io in tutta sincerità le devo dire, non so se Buzzi fosse o meno colpevole di quanto gli veniva ascritto nella causa per l'eccidio di Piazzale della Loggia. Quindi non risponderebbe a verità asserire con certezza che egli fosse colpevole dell'eccidio. Le dirò che mi risultava a tutto tondo, con certezza, che fosse un provocatore, che fosse un delatore, che fosse una persona pericolosa, ma non pericolosa in base alle illazioni fatte da certuni, da certa stampa o da individui che per comodità hanno finto di accreditare un'illazione del genere, pericoloso per le rivelazioni che potesse fare. Allora, pericoloso per le azioni che aveva fatto, per le azioni che poteva ancora adesso svolgere. Cerchiamo di ripetere questi concetti con gradualità in modo da fare una verifica per noi, per vedere se abbiamo capito. Intanto desidero chiarire a me stesso il concetto della motivazione che lei ha dato. Se non ho capito male, lei dice: io e tutti abbiamo ucciso Buzzi perché era un delatore, perché era un confidente, perché era un provocatore anche, perché era un provocatore. Queste sono le ragioni per le quali lo avete ucciso. Quindi tutto questo non ha a che fare con la strage di Piazza Loggia? Guardi, se la mia opinione personale in un caso del genere non ha nessun valore. Cioè, se io, noi vogliamo sapere, ecco, non l'opinione, io, ma qual io, è la io molla agito, che ha fatto scattare agito, in voi la per decisione. Per quello che mi riguarda, io agito in base ai fatti certi. Quali sono i fatti? E i fatti certi sono quelli che ho enunciato. Allora, la mia opinione personale. Allora, se ho ben capito, lei dice: per noi la sua responsabilità nel fatto di Piazza Loggia non era un fatto certo. Quantomeno per me, certo, non era un fatto certo. Nonostante una sentenza di condanna all'ergastolo subita certamente, da Buzzi. Certamente, difatti, ma là si potrebbe entrare anche nel terreno della prevenzione. Lei mi insegna che se un individuo ha una cattiva nomina, una cattiva fama e risulta responsabile per un determinato tipo di reati ed è quindi malfamato, nel momento che viene accusato si è proclivi a ritenerlo responsabile. Ma questo è ingiusto, è sbagliato.
Quindi la mia opinione personale, la prego di non chiedermela, è una cosa. La certezza è un'altra. Buzzi è morto, per le ragioni che le ho detto, per il suo comportamento prima della carcerazione, il suo comportamento durante la carcerazione, quello che è emerso durante il processo tenuto a Brescia. Senta, per queste cose è morto. È vero che lei è stato in cella con tutti, con Buzzi già nel 1977 nel carcere di Volterra? Allora, sì. Non risponde, sì o no? Non risponde a verità. Non risponde a verità? No. Lei mi ha chiesto se è vero che io fossi stato in cella con Buzzi nel carcere di Volterra. Immagino che ci sia stato una lieve disattenzione da parte sua, signor Presidente, perché io nel carcere di Volterra ero isolato, ero detenuto da pochi giorni ed ero isolato, e Buzzi invece stava in tutt'altra zona del carcere, era un detenuto, diciamo, era uno scrivano, quindi era un detenuto cosiddetto aperto. Lei forse si riferirà a un periodo di tempo, circa 6 giorni mi sembra, in cui io fui appoggiato nel carcere di San Gimignano per un interrogatorio. Allora sì, ebbi modo di vedere il Buzzi, diciamo, liberamente. Quindi non a Volterra, ma a San Gimignano. A San Gimignano per un insieme? Insieme. Siamo stati, abbiamo potuto vederci, incontrarci, però le faccio notare che a quell'epoca innanzitutto non sapevo, io ero detenuto da un mese e mezzo, 2 mesi, non sapevo nulla di Buzzi, non sapevo che tipo fosse, non sapevo come si comportasse, e già da allora alcune anomalie del suo comportamento, mi risultarono sospette, ma questo era il periodo e il lasso di tempo di contatto, di conoscenza, erano estremamente ridotti per poter permettere che io mi formassi un'opinione o addirittura pensassi. Ma allora lei questi giudizi negativi sulla persona di Buzzi se li è formati per esperienza diretta o per sentito da altri? Io li ho maturati per esperienza diretta e poi sulla base delle notizie che mi arrivavano da fonte certa. Quindi, in 4 sulla anni, base di esperienze dirette nonché di notizie che le pervenivano da fonti certe. Certo. Quali sono le fonti certe di cui parlo? Le fonti certe sono le ammissioni dello stesso Buzzi. Sono quello che è emerso. Ammissioni? Le ammissioni fatte in tribunale. I rapporti. Il tribunale? Quale tribunale? Nei vari tribunali, credo anche nel tribunale di questa città. Cioè Buzzi avrebbe fatto delle ammissioni. Guardi, ammissioni, che Buzzi ha negato sempre. Va bene, ma guardi che è emerso anche nei processi che ho tenuto a riguardo. Sì. Cioè la sua collaborazione con l'allora capitano Delfino. Il suo comportamento. Chi è che ha ammesso una collaborazione con il capitano Delfino? Buzzi? Sì. No, lo hanno scritto i giornali. Per quello che mi risulta, si è lasciato sfuggire qualcosa, sia molto larvatamente all'epoca in cui l'ho visto. Direttamente poi, con lei? E poi di fronte a persone, sì, va bene, certamente non in questi termini, diciamo, assoluti. Sì. Molto più sfumata la cosa. Lei aveva già, prima di conoscerlo, notizie al riguardo? A dire la verità, no. No. A dire la verità, no. Aveva letto per caso il libro Strage a Brescia, Potere a Roma? Guardi, io ero latitante a quell'epoca. Sì, all'epoca in cui è uscito, nel 76, sì. Ma successivamente lo ha letto questo libro? Successivamente non lo ha letto. Quindi lei dice che prima di conoscerlo non aveva informazioni sulla persona di Buzzi. No, dopo averlo conosciuto ne ha avuto. Perlomeno non aveva informazioni tali da poterne parlare seriamente. Diceva che fosse un balordo, tra virgolette, un balordo... Significa tanto e niente. Sì, appunto. Quando lei ha conosciuto Buzzi? Io ho conosciuto Buzzi nel 1977. 77? Sì. Dove? Nel carcere di? Di San Gimignano. San Gimignano. A San Gimignano nel 77 siete stati alcuni giorni insieme. Ma lui lavorava, a dire la verità. Abbiamo parlato qualche volta. Avete parlato qualche volta. Sì, sì. Nella stessa cella mai?
Sì. A San Gimignano, sì, siete stati San Gimignano, alcuni giorni. San Gimignano ci sono, a quell'epoca perlomeno, nella sezione in cui ero ristretto, sì, c'erano delle celle sdoppiate. Praticamente c'erano due celle che potevano comunicare. Potevano comunicare. Potevano comunicare. In una delle due, in una delle due celle, diciamo, in, un, in una emicella, stavano Buzzi e il giovane Guido. Guido, sì. Gianni Guido. Gianni Guido. Mentre io ero con due miei coimputati dell'epoca. E allora posso chiedere perché non le venne già in mente allora di far fuori Buzzi, visto che lei... Beh, lei non già... mi deve, lei non deve, non so, ognuno la pensa come, come crede. Io non mi ritengo né un sanguinario né uno sconsiderato. Purtroppo può deporre male, diciamo, per quella che, per quello che può essere una rappresentazione del mio carattere, ma tanto ormai sono ampiamente rovinato e godo di pessima fama, quindi non mi curo più di questi dettagli. Io quando agisco, agisco a freddo. A freddo e ragionando, quindi ecco, allora devo essere motivato. Quindi se io perché non ho la certezza, motivazione, se io non ho la certezza, se, permette, aspetti un momento, ci faccia certo, capire. Mi dica. Lei ci dà come motivazione dell'uccisione del Buzzi il suo comportamento. Lei mi parla di quattro anni prima. Perché non è scattata quattro anni dopo prima, per gli stessi motivi quattro anni prima io mi sarei dovuto basare effettivamente sui si dice oppure sulle dichiarazioni più o meno avventate o sulle mezze battute del Buzzi stesso, e sarebbe stato, allora, sarebbe stato ben allora poco. Nel 77 lei aveva pochi elementi, vuol dire avevo questo. Pochissimi elementi prima, perché vi erano soltanto dei certo, si dice, delle voci certo, carcerarie, poi c'era un clima molto meno esasperato, secondo, perché le ammissioni di Buzzi erano molto larvate. Allora vorrei chiederle a questo punto, quali altre informazioni ha avuto successivamente su Buzzi, visto che lei dopo il 77 non è stato più insieme a Buzzi? Vuol dire che ha avuto soltanto ulteriori informazioni. Quali ulteriori concrete informazioni ha avuto su Buzzi per maturare in lei questa decisione? Beh, ha avuto informazioni da Brescia, da detenuti che l'avevano frequentata a Brescia, quindi da altri detenuti, sì, da altri che detenuti lo avevano frequentato, che l'avevano frequentata a Brescia. Ho visto quelle che potevano essere le sue dichiarazioni processuali, ho visto quello che è emerso nel corso del dibattimento processuale, mm-hmm, ho tirato delle mie conclusioni, e insomma m'ero ormai formato. Se ho ben capito, le sue conclusioni sono rapportate anche alle dichiarazioni rese da Buzzi nel processo, sì, va di bene, per la strage di Brescia, non in ordine alla responsabilità circa la strage, non in ordine alla responsabilità, ma circa, ecco, quella che poteva essere la sua opera di infiltrazione, diciamo, quella che poteva essere la sua opera provocatoria. Quindi lei lo considerava un infiltrato e un provocatore? Infiltrato poi è una parola relativa, perché infiltrato per me è... Ma secondo lei è coerente il concetto di infiltrato e di provocatore con una condanna all'ergastolo? Normalmente un infiltrato e un provocatore è uno che fa il confidente della polizia per avere qualche beneficio. Purtroppo, ma se uno purtroppo... si becca l'ergastolo, mi sembra un po' difficile pensare che sia stato uno strumento della polizia. No? Purtroppo gli avvenimenti di questi ultimi anni possono andare al di là della gli avvenimenti volontà, di questi ultimi sì, anni sono la sua tesi fondamentalmente, non dico che sia giusta, è logica e razionale, però l'andamento di questi ultimi anni smentisce sia la logica che la razionalità, purtroppo, perché abbiamo visto degli individui utilizzati in libertà o utilizzati in periodi in cui erano sottoposti a sorveglianza o a detenzione per reati minori, diciamo, per piccoli reati, utilizzati e sfruttati a fine provocatorio e poi abbandonati a se stessi e gettati nella fossa dei leoni. Vabbè. È successo spesse sì, volte, sia, la sua spiegazione. Sia, ecco, nella cosiddetta area diciamo
contestativa o trasgressiva, rossa, nera, come la vuol chiamare, sia per reati comuni. Con Cutelli, allora mi faccia capire, lei dice noi abbiamo dovuto far fuori questo giovane Buzzi perché avevamo delle informazioni cattive, ma erano tanto gravi queste informazioni giunte a voi da giustificare l'eliminazione fisica? Ma io... Perché io penso che le carceri siano piene di individui, ce ne siano molti, voglio dire, ecco, di individui discutibili quantomeno. Dovrebbe essere ora, dico, il deposito, proprio perché, proprio il deposito Buzzi ideale per l'accumulo dei cattivi soggetti, è chiaro. E però, allora perché avete proprio concentrato la vostra attenzione perché e quindi era, la decisione... era uno degli esempi più marchiani. Oh. Secondo uno degli poi, esempi più marchiani, secondo poi, chi aveva fatto di particolare per essere Buzzi, considerato un esempio a quanto è di risultato, infamità? Anche a quanto è risultato successivamente, durante i processi, Buzzi induceva, quando era in libertà, induceva dei giovani al furto, si parlava di opere d'arte o di cose analoghe, induceva dei giovani al furto. Guardi, queste erano accuse contro Buzzi, ma Buzzi non le ha mai ammesse. Allora quali sono i fatti certi? Se lei crede alle accuse contro Buzzi, deve credere anche alla strage di Brescia, o no? E questo vorrei capire. Come avete fatto su questo esame della personalità? La strage di Brescia, Buzzi. La strage di Brescia è una cosa. Per quello che erano le altre accuse, lei ha formulato una domanda giusta. In carcere si parla, c'è un radio carcere, le mezze voci, le dicerie vanno esaminate e diciamo anche scrutinate con estrema e valutate con estrema cura. Mm-hmm. Perché ci può essere, ecco, la maldicenza, appunto, il gonfiaggio di riporto, tutte, ecco, bugie. Oh, ma ammetterà che sia molto più facile avere la testimonianza o il riporto di colui che ha rubato insieme a Buzzi o di colui che ha condotto la vita in libertà con Buzzi o di colui che conosceva Buzzi prima che fosse imputato della strage di Brescia. È molto più facile che circoli questo con nelle galere. Va bene, ammesso che tutto nessuno ammetterà mai ho messo una bomba a Piazzale della Loggia. D'accordo, con Cutelli, ammesso che tutte le dicerie, questo è logico, ascolti sembra, bene, ammesso che tutte le dicerie da lei raccolte sulla persona di Buzzi fossero tutte fondate, tutte vere, vorrei capire, è possibile che lei le abbia ritenute così gravi da giustificare la decisione di condannarlo a morte, di eseguire immediatamente la condanna a morte, lei e tutti, due personaggi del mondo politico di destra, perché? Perché proprio Buzzi, quando queste pecche sono all'ordine del giorno? Perché avete scelto questo? Trovo al carcere speciale, diciamo, sono classificato come detenuto differenziato dal luglio del 1977, cioè dal momento in cui nacque il concetto di carcere differenziato e di detenuto differenziato, quindi sottoposto a particolari cautele e a particolari restrizioni motivate con appunto il mantenimento di una sorveglianza particolare, molto rigida. Invece Buzzi era un detenuto che, nonostante il reato gravissimo di cui era imputato, ecco, stava nel carcere di Brescia e, nonostante fosse classificato come differenziato anche lui, non lo era. Non era all'inizio, sì. Nel 1977 sì, era stato assegnato al carcere di Nuoro e non raggiunse mai il carcere di Nuoro. Questo può controllare. E allora questa è un'altra osservazione, ecco. Cioè lei crede che Buzzi fosse trattato in un modo diverso? No. Le sto esponendo un antefatto. Buzzi, non si sa perché, questo è emerso anche al nostro processo, non si sa chi determinò il trasferimento di Buzzi. Perché Buzzi fu trasferito e come mai Buzzi fu trasferito in quel momento. E questo è importante sia per sviluppare questo concetto. Lei non lo sa, noi lo sappiamo. Voi lo sapete, certo. Beati voi. Io non lo so.
Buzzi, ci sono state Buzzi, decisioni capitola. Ministeriali. Ecco, lei mi chiese come mai operasse in maniera così drastica e proprio nei confronti di Buzzi. Perché nei confronti di Buzzi? Perché non avevamo, lei dice, quando c'erano tanti altri casi, non c'erano tanti altri casi. Buzzi era il caso più lampante, è l'unico caso che ci si è presentato. Successivamente successe per Palladino, le risulterà, l'anno dopo, io fui trasferito a immediato, quasi dopo, poche settimane dopo la morte di Buzzi, io fui trasferito a Nuoro e l'anno successivo riportato a Novara. Riportato a Novara e capitò, stavolta Tuti non c'era, capitò Palladino e lei saprà, è emerso dal processo relativo che Palladino era effettivamente l'uomo che aveva fatto morire Giorgio Vale. E lei lo ha ucciso per questo. Esatto. Allora, e che Palladino fosse confidente dal 1968. Signor Presidente, io non posso dirle quali sono le mie fonti, è questo che le voglio dire. Non posso dire quali sono le mie fonti. Comunque, che io non sia persona leggera e non sia persona che pratica la violenza per il gusto della violenza, questo tengo a ribadirlo. E che è la mia, purtroppo, lo scrupolo e la serietà è anche testimoniata dal tragico caso di Palladino, che effettivamente era un delatore, che effettivamente era l'uomo che ha provocato la morte di Giorgio Vale. Che era un vostro camerata. Vale lo era. Sì. Allora, sì, vale. Seguendo il suo ragionamento, lei dice, vede, signor giudice, io ho dovuto uccidere Palladino perché ho scoperto che era un traditore, aveva fatto arrestare un camerata, eccetera. Qui c'è una motivazione logica che inaccettabile dal punto di vista degli altri, però è una motivazione comprensibile. C'è il tradimento del gruppo, se non della causa, degli uomini di questo gruppo. Ma Buzzi a voi non aveva fatto niente. Buzzi era soltanto un individuo discusso, chiacchierato. Ma, guardi, questo è bastato. In quel momento. O c'era una motivazione in più con Cutelli? No. La prego di credere che non c'era. Innanzitutto non si limitava a essere un tipo discusso e chiacchierato. Era una sporca figura, gliel'ho detto. Era a tutti gli effetti. Secondo voi, non faccia torto alla sua intelligenza, nel momento stesso che un individuo come questo viene all'improvviso portato nel carcere di Novara, in un momento in cui, lei sa, era invalso l'uso di portare determinati individui più o meno bruciati, tra virgolette, più o meno in pericolo, gettarli nella fossa dei leoni, metterli a rischio, recuperarli dalla fossa stessa dopo una settimana, due settimane o un mese e di far dir loro con Cutelli mi ha fatto rivelazioni, Filano si è confidato, Martino si è aperto, Tizio ha parlato. Temevate che quest'uomo potesse inventare delle rivelazioni inesistenti? Lei lo saprà ormai, insomma, la decisione è stata pressoché repentina. Io sono sceso, non ero neanche accorto che fosse arrivato il Buzzi. Sono sceso in cortile per l'aria, ho incontrato, sì. Buzzi era rimasto in cella, sì. E ho incontrato Tuti, già Tuti mi è venuto incontro dicendomi, ma sai che c'è Buzzi? E non mi ricordo, evidentemente lo disse per progettare, per consigliarmi o quantomeno per prospettarmi un'azione ostile nei confronti di Buzzi. Mi trovo immediatamente consenziente. Ora chi dei due fece la proposta, uccidiamo Buzzi, non me lo ricordo più perché probabilmente tutte e due avevamo tratto le stesse conclusioni, era quasi un procedimento automatico, tanti anni che si aspettava un'occasione del genere, erano tanti anni. Ecco, allora mi spieghi questo concetto. Oh. Perché da tanti anni si aspettava un'occasione del genere? Perché c'era, perché in quel momento si usciva da quella che era la cosiddetta strategia della tensione. Erano gli anni, i cosiddetti anni di piombo, ma diciamo era uno stadio successivo, uno stadio ulteriore di quella che era la esasperazione della lotta politica in Italia. Eravamo usciti appena in quel momento dal cosiddetto periodo della strategia della tensione. E non sto a dirle, non la voglio annoiare con una descrizione
di tutti i differenti tipi di ideologia o di suddivisione in corrente che esistessero in quel periodo. Comunque noi, perlomeno io, ero etichettato come fascista, non mi sentivo affatto fascista, però ero etichettato come fascista. Allora, non rinego niente di quello che ho fatto, in quel momento essere fascista significava essere amico del padrone, significava essere stragisti, significava essere coloro che uccidono gli innocenti. Un attimo fa stragista. Non è stata questa la motivazione dell'uccisione di Buzzi? Guardi, perché Buzzi, essendo accusato di strage, aveva subito una condanna per strage. Quella può essere una leva psicologica, ma non ci stanno certezze. Non ci stanno certezze. E allora senta un po', Concutelli, mi faccia capire. Cosa aveva lei da temere dagli eventuali ulteriori tradimenti di Buzzi? Ma io non avevo da temere né prima né dopo dagli tradimenti. Quindi lei non aveva niente da temere da Buzzi? No, Buzzi perché lei era già condannata al caso. Il termine tradimento si può usare solo nei confronti della persona che gode della nostra fiducia. No, lei ha detto confidente, gode provocatore, nostra... no? Provocatore. È quello un provocatore, non un traditore. Vabbè, io non ho mai avuto a che fare né con l'ambiente frequentato da Buzzi, né con le idee professate dal Buzzi, che poi sono estremamente strane, perché Buzzi ha avuto anche la testa del Partito Comunista. Possiamo dare le idee per insomma, il momento. Inquadrare politicamente Buzzi è impossibile. Era un provocatore. Concutelli, mi faccia capire. Mi dica. Lei dice... Quando abbiamo saputo che Buzzi, quell'infame, quel delatore, quel provocatore, stava per entrare tra noi nella fossa dei leoni, abbiamo deciso subito di farlo fuori. Ma cosa avevate da temere se lei era già condannato all'ergastolo? Se tutti ne aveva già due di ergastolo, se non mi sbaglio. Faccio un po' come gli inglesi, le ribalto la domanda, e che cosa avevo da temere nel caso contrario? No, si tratta di uccidere un uomo. Lei ha detto una ragione plausibile. Lei ha detto perché no. Un uomo che è un cattivo esempio. Un uomo che è un perturbatore. Un uomo che può costituire un pericolo futuro. Un uomo che è venuto molto probabilmente un pericolo futuro. Va bene, voglio seguire la sua tesi. Ma per chi? Ma per tutti. Per il movimento? Quale movimento? Questo vorrei capire. Quale voi intendevate difendere gli interessi di ordine nuovo o no? Ecco, mi ma in quel momento fare un discorso era un discorso politico fare un discorso di ordine nuovo nel 1981 è ridicolo. Ma lei si considerava sempre il capo di ordine nuovo, no? Un attimo, mi pare che lo dica lei stesso il comando è una funzione. Nel momento stesso in cui io non posso esercitare il comando e quindi non posso espletare questa funzione, l'investitura decade automaticamente. Senti, io non sono da noi, non stiamo parlando a Caltanissetta d'un fatto di mafia. Qua stiamo parlando di, per lei può essere una forma di politica aberrante, può essere un modo estremistico, può essere un modo violento di sostenere delle idee, però si stava facendo politica. Nel momento stesso in cui io non posso espletare le mie funzioni, ma io non conto più niente. Ma vediamo se io non sono il capo di Ordine Nuovo. Lei nel 77. E Ordine Nuovo ha cessato di esistere verso il 1978. Ecco, nel 77, quando lei è stato arrestato, no? Mi dica. Lei apparteneva ad Ordine Nuovo con funzioni di capo. Certamente. Questo lo dice lei stesso in Ma è vero. Quindi lei dal 77 in poi è stato sempre in prigione, lo dico giusto? Certo. E ha conservato soltanto teoricamente questa immagine del capo perché non poteva più svolgere le sue funzioni, è così? Certo. Però anche gli altri capi erano stati o erano all'estero o erano stati arrestati. Certo. Non significa che in questo modo c'è la possibilità di conservare anche un prestigio di capo dentro le carceri? Sì, qualora fosse esistito il movimento. Nel momento stesso in cui gli eventi che si erano determinati e che lei stessa ha citato avevano causato la effettiva polverizzazione, quindi la morte del movimento, tutto questo non veniva più ad avere ragione d'essere. Lei. Ma non era possibile, adesso ci avviciniamo all'accusa vera e propria, non a lei, ma a questi imputati che noi dobbiamo ancora giudicare. Poi parlerei. L'accusa contro questi due giovani è così fatta. Tu Ferri,
ha incontrato un giorno Latini in occasione del suo matrimonio e, sapendo che doveva rientrare in carcere e vedere Concutelli, hai mandato a Concutelli un messaggio di questo genere: attenzione, Buzzi ha deciso di voler parlare in appello. Se parla Buzzi è una rovina per tutto il movimento, bisogna eliminarlo. Questa è l'accusa. Certo. Latini avrebbe portato in questa, carcere per fortuna, avrebbe portato in carcere questo messaggio a lei. Vede. Questo messaggio sarebbe, se mi faccia finire, sarebbe Scusi. Stato portato a Trani dopo il permesso matrimoniale di Latini, da Latini, e sarebbe certo. stato detto a lei e a Izzo. E lei quindi in questo momento avrebbe appreso di questa esigenza sentita da quelli ancora in libertà. Certo. Come lei quindi in questo momento avrebbe appreso di questa esigenza sentita da quelli ancora in libertà. Certo. Come Ferri certo. e come gli altri. Esigenza di eliminare il pericolo derivante dall'eventuale confessione o accuse che Buzzi avrebbe potuto fare alcuni mesi dopo nel processo di appello. Certo. Quindi si dice: voi avete mandato il messaggio di morte a Concutelli. Ecco perché Concutelli l'avrebbe eseguito insieme a un altro capo, che è Tutti. Oh. Mi dia una spiegazione. Sì. Questa prima, tesi accusatoria ha una sua logica, lo riconosce? Allora parliamo adesso. Ha una sua logica che, essendo una logica distorta, può essere facilmente smontata. Vediamo. Mentre prima ci siamo addentrati su un terreno un po' diciamo incerto, perché si doveva tenere presente di quelle che erano le mie opinioni personali, di quelle che potevano essere i miei convincimenti e il mio modo di addivenire a questi convincimenti, filtrati attraverso i suoi, mi consenta, signor Presidente. Vabbè. Invece adesso parliamo di logica. Parliamo e ci addentriamo su un terreno molto più sicuro, molto più fermo. Dunque, Ferri, che non so, non conosco io. Non lo conosce? Mai conosciuto. Però Ferri, sapeva che era stato certamente, indiziato sapevo. Per la certamente. Strage di Brescia subito dopo la strage. Certamente. E sapevo che era stato scagionato giusto. Immediatamente dopo. Ferri, che io non conosco. Ferri, che è detenuto mentre io sono in libertà. E che è in libertà mentre io sono detenuto. Bene. Quindi due più o meno sì. Sì, due parallele, sì. Due rette che non si incontrano. Ferri, che non so se è vero o non è vero, Ferri è stato sempre tacciato d'essere appartenente al movimento cosiddetto Ordine Nero, che lei saprà era una un antagonista o una derivazione di Ordine no, Nuovo. No. Alcune no. testimonianze ne parlano una deviazione, come di una derivazione. Una deviazione. Deviazione. No, una deviazione. Una deviazione antagonistica, pericolosa, che sosteneva, pericolosa per noi. Per lei di Ordine Nuovo. Per lei di Ordine Nuovo, che sosteneva tesi differenti dalle nostre, che si è aggregata in un momento in cui noi peroravamo la clandestinità per il nostro movimento. Voi come movimento nazionale quando lei parla non di, parla di Milano, di Roma, della quando Toscana, si parla di nazionale. Nuovo, quando si parla di Ordine Nuovo bisogna essere estremamente realistici. Ecco, un po' la carcerazione è l'età, perché se l'ho detto parlare di Ordine Nuovo nell'81 è folle, parlare nel 1987 è risibile oltre che folle. Il movimento Ordine Nuovo dopo lo scioglimento si era ridotto a un coacervo di individui più o meno slegati, era disarticolato, non aveva una sua progettualità politica, non aveva una finalità, era un residuo. Ci fu in quel momento chi tentò. Scusi, ma nel 77 non era un residuo, appunto, era clandestino, ma io non era un residuo. Ho parlato del 1973. Del 73 scioglimento ufficiale, però dopo è diventato più attivo ancora. Nel 1974 si tentò di raffazzonare
cercare di rimettere insieme non tanto degli individui quanto delle finalità, di ridare una sostanza politica e una progettualità e quindi dei fini a una riedizione, diciamo, necessariamente clandestina del movimento. Riedizione clandestina del movimento su base nazionale. Per un paio di anni, sì, aspetta. Su base nazionale. Per un paio di anni ci fu quest'opera fu ostacolata per quello che riguarda esclusivamente noi, cioè sto parlando di Ordine Nuovo, effettivamente, fu ostacolata dalla discrepanza interna causata da due tendenze. C'era chi lo voleva clandestino e possibilmente appoggiato ad un'associazione legale che fungesse da polmone esterno, quindi sì, permettesse di poter avere un rapporto immediato, non filtrato, con la vita politica e con la vita sociale nazionale, e c'era chi invece perorava la completa clandestinità. Signore, questa parte qui è espositiva, non è... La completa clandestinità per non snaturare il movimento e per evitare di passare sotto le forche caudine di compromessi o di determinate velleità di opposizione, non tanto di lotta politica o addirittura di lotta armata, ma di opposizione. Quindi c'era una, per dirlo in termini volgari, una cosiddetta linea dura e una linea morbida. La linea morbida che professava la necessità di fondersi con un movimento diverso dal nostro, per me antitetico, che era l'avanguardia nazionale, e la linea dura, che era quella perorata da me e un paio d'altri, di cui mi consentirà di non fare il nome, che sosteneva la necessità di operare in clandestinità e praticare la lotta armata. E avevate un gruppo milanese che aderiva alla vostra tesi? Assolutamente, perlomeno io non ne sono a conoscenza, e le sto dicendo che ero colui che rappresentava una di queste due linee di tendenza, la linea di tendenza che effettivamente riuscì a prevalere sull'altra. Quindi la linea di tendenza dura riuscì a prevalere sull'altra, quella di Ordine Nuovo, esatto, su quella di Avanguardia Nazionale. Esatto, diciamo la fusione con Avanguardia Nazionale fallì, gli individui che l'avevano... La fusione con Avanguardia Nazionale gli individui fallì. che l'avevano, diciamo, perorata, o decaddero oppure si estromisero, e fu condotta la lotta armata sotto la mia responsabilità. La lotta però richiede degli uomini. Sotto la mia, certamente. Ecco, vorrei sapere se tra i vari gruppi d'Italia ve ne era uno attivo anche a Milano. Io sto parlando quindi delle frange di un movimento minoritario, sì, che operava in clandestinità. Eravamo quattro velleitari. Questo lo posso dire tranquillamente, io non rinnego niente di quello che ho fatto, ma mi rendo conto di essere stato un nemes qualsiasi, un ragazzo della via Pal, un disgraziato velleitario che convinto di essere un'avanguardia popolare non ero altro che l'espressione di una minoranza, di una minoranza esasperata. Ma allora, ecco, la decisione, per esempio, di uccidere e quindi il giudice, ci conoscevamo tutti. Sente, l'ho presa io, mi l'ho vuole presa dire io, la sto pagando solo io. Un flash, una parentesi, la prego, tanto per inserirla in questo discorso, sì, esplicativo che lei sta, sì, facendo. Come si inserisce l'omicidio di Occorsio, da lei eseguito? Omicidio preso io. In questa mentalità. Responsabilità presa da me. Solo da lei. Le assicuro, solo da me. Dal suo movimento di Ordine Nero, di Ordine Nuovo. Sì. Non da Avanguardia Nazionale. Assolutamente. Allora, se è vero che a Milano vi era una sede di Avanguardia Nazionale, non vi era una sede di Ordine Nuovo, no, vuole dirmi se per caso a Milano avevate qualche personaggio a cui appoggiarvi, oppure eravate spiazzati su Milano? Completamente. Rognoni non c'entra. Rognoni rappresenta tutt'altra parrocchia e tutt'altro ambiente umano. Ma allora, scusi, tanto per andare subito al concreto. Mi dica. Rognoni aveva contatti con Signorelli, no? Certo. Lei aveva contatti con Signorelli. Certo. E sono quello che ha messo a sedere Signorelli e l'ha estromesso. Ecco il discorso di prima che torna a chiaro. Vabbè, però ci sono degli elementi di modesta entità, ma fino a un certo punto. Per esempio,
Le bombe a mano che sono state sequestrate nell'appartamento in cui lei è stato arrestato a Roma nel 77 in via Foraggi erano provenienti dalla stessa partita che si era procurato Rognoni e che erano state usate a Milano in epoca? Nel 73. Tre. 73 quando ci fu sarà stato sicuramente l'attentato, una dimostrazione in cui rimase ucciso un agente marino. Lei mi ha detto determinati individui che a quell'epoca militavano in Ordine Nuovo, io li ho trovati anche all'epoca della, diciamo, del contrasto con l'altra linea, diciamo. Mm-hmm. Vabbè? Quindi non è che nel momento stesso in cui degli individui vengono estromessi o che degli individui escono dal movimento o che non condividono più le finalità del movimento se ne vanno via portando quindi lei vuol dire che nel 77 questo rapporto interpersonale con quelli di Milano non esisteva più. Va bene, non metta a verbale. No, questo le assicuro che non esisteva. Va bene, andiamo avanti. Dunque, per rifarci a quello che lei mi ha detto. Senta, vogliamo partire da Ferri, militante d'Ordine Nero, va bene, per me, sì. Non so se risponde a verità o meno, comunque è gabellato quantomeno come militante d'Ordine Nero, non aveva ai miei occhi nessuna attrattiva, nessuna era sempre attrattiva. Un movimento dell'estrema destra, che tendeva a focalizzare i resti di Ordine Nuovo su una strada diversa da quella che per me era quella giusta. E questa diversità era così intensa, era così forte da non determinare alcuna protezione reciproca. Procediamo. No, dico, lei non si sentiva impegnato a dare una mano a quelli degli altri movimenti dell'estrema destra? Può darsi benissimo, ma non il caso d'Ordine Nero è un po' differente. In ogni modo, Ferri apparteneva ad Ordine Nero. Ferri era più giovane di me. Ferri aveva ricoperto delle responsabilità diverse. Io avevo una mia mansione, Ferri non so quale mansione avesse. Ferri non aveva, mi perdoni, nessun tipo di autorità nei miei confronti, né io tenevo a esercitare alcun tipo di autorità nei confronti di Ferri. Di autorità, l'accusa è di protezione, non di autorità. Anche di protezione, vediamo subito. Ferri, che è all'esterno, ormai libero, nel momento stesso in cui, ammesso e non concesso, che esistesse veramente questo pericolo di cui si vocifera, avrebbe dovuto passare la notizia, o qualora ne avesse avuta la voglia e l'autorità, demandare quell'incarico tremendo a persona vicina a Buzzi, a persona sita. Vicina più, come carcere, dice lei. Come immediatezza, vicina come possibilità di accesso fisico alla sfera d'azione, alla persona di Buzzi. Ma scusi, invece questo, allora dovrebbe questo lo, Ferri, lo dice perché Ferri Buzzi era a Brescia. Ferri che per me è un perfetto sconosciuto. Ferri che per me è un ragazzo che ha militato in gioventù in movimento politico concorrente al mio. Ferri che sta in libertà. Ferri che è in Lombardia e potrebbe avere accesso a canali molto più vicini al Buzzi, nel carcere di Brescia, in quello di Milano o di Bergamo. Ferri ricorre a un uomo che sta andando in licenza. Un uomo che sta in licenza, quindi lei non mi faccia più sprovveduto di quello che sono io. Io, vecchio irriducibile, mi fido d'un tipetto che sta andando in licenza matrimoniale e che è destinato a essere liberato da là a pochi giorni, o quantomeno lo faccio mio tramite, o perlomeno credo a quello che mi viene a dire. È assurdo. Ma con Cutelli, guardi, uno, che Ferri si rivolge al capo, non si rivolge a uno qualsiasi. No, ma il tramite è Latini. Latini è un uomo Latini che sta andando in licenza. Messaggero. Sì, un messaggero. Però è un messaggero che porta Latini il messaggio a un capo. Latini è quanto di più squalificato esista, perché è un uomo che sta andando in licenza e sta ritornando dalla licenza.
Allora, se ho ben capito, lei dice Ferri che stava qui in Lombardia, aspetta, poteva raggiungere il carcere di Brescia più facilmente. C'era questa necessità di fermare a tutti i costi, c'era questa necessità di fermare a tutti i costi questo Buzzi, prima che combinasse chissà quale malestro e chissà quale scompiglio, e lo si passa l'incarico a un uomo che sta speciale nel carcere di Trani, lontano 700 chilometri, anzi 900 chilometri, dal carcere di appartenenza del Buzzi. Buzzi è normale, io sono speciale, ci siamo incontrati per caso un anno dopo e lei stessa ha detto che conosci le ragioni, io no, levare quello è un incarico da combinare. Sì. Avrebbe dato quell'incarico a una persona molto più vicina, che avesse accesso al Buzzi e che lo potesse fermare in tempo, a me se non concesso questo. Sì, adesso ci fermiamo e poi l'incontro fosse meno aleatorio. Stiamo facendo delle ipotesi alle quali si possono opporre delle controipotesi. Io sto parlando in termini strettamente logici. C'è una logica contraria a quella che dice lei. Ma. Cioè, Ferri non poteva trovare uno disposto ad uccidere così facilmente e allora si è rivolto direttamente al capo. Questa è la teoria. Vabbè, ma lasciamo perdere in questo momento, mi vedo in pericolo, e scrivo una lettera d'aiuto, che supplicano aiuto a qualche palestinese. Ascolti, lei ha dato una motivazione logica contraria a quella dell'accusa, ne terremo conto, però adesso dobbiamo tornare sul terreno pratico. La prego. Allora, il terreno pratico è questo: è vero o non è vero che Latini, quando è tornato nel carcere di Trani, le ha dato quel messaggio di Ferri in presenza di Izzo? È assolutamente falso. Izzo mi ha accusato in diversi procedimenti, e questo le risulterà, non è stato mai creduto. Izzo è l'uomo che disse di aver sentito Freda e me, in quella stessa cella, in quei stessi giorni, concordare una specie di patto scellerato in base al quale io avrei assunto l'incarico di fingermi il famoso capitano Hamid, cioè l'uomo. Vabbè, comunque. Latini disse che c'era stato questo patto fra me e lui. Quando il suo collega andò a accertare la verità dei fatti, si accorse che io nel 1969 ero in prigione e sono uscito nel 1970. Lei nega come potevo mai commissionare detonatori a qualcheduno stando in prigione, oppure avere contatti fisici personali con Freda? Questo ha asserito il giovane Izzo. Queste Latini, cose non possiamo verificarle. Possiamo verificarle, è inutile che ci dice queste cose. Lei ci deve soltanto dire che che io in questo momento sto scendendo da 4 processi nei quali ho avuto come testi d'accusa Latini e Izzo, oltre a figuri congeneri. Ebbene, le loro accuse non sono mai state credute. Va bene, quindi adesso diciamo che lei nega che Latini, tornato nel carcere... Lo esclude categoricamente. Lei tenga presente che io sono stato condannato tutte le volte, anche in questo caso di cui parliamo, tutte le volte che ho assunto liberamente la responsabilità delle mie azioni. Sia nel caso del giudice Occorsio, ho dichiarato io stesso di essere stato il responsabile politico e militare del movimento nel momento che si addivenne la decisione gravissima di eliminare il giudice Occorsio. Bene? E quindi sapevo benissimo che questo significava per me l'ergastolo. Io ho bussato alla porta il giorno in cui morì Buzzi, e per non coinvolgere gli innocenti, per non far correre dei rischi o per non tirare nei guai degli innocenti presenti in quel momento, sia io che tutti, chiamammo il sottufficiale di servizio e non si erano accorti di nulla, dicendo: là c'è un morto, i responsabili siamo noi. L'anno dopo feci altrettanto per Palladino. Ora io le sto dicendo, io ho assunto sempre la responsabilità delle mie azioni. Quando ho da temere qualcosa, quando una cosa potrebbe incriminarmi, qualcosa potrebbe danneggiarmi, io tacerei, io non sono un tipo... Putelli, lei crede che sta seguendo una logica, ma è una logica sbagliata, perché lei... Le voglio spiegare un momento. Che non mi sono mai... Lei non deve continuare a fare questi discorsi, perché... Non sono un mendace. Non sono comprensibili da parte della Corte. Purtroppo il peggiore accusatore di Concutelli è Concutelli, tutto là. Ma scusi, guardi, lei sta dicendo delle cose che non stanno in terra, sa perché? Sì. Vuole ascoltarmi un attimo, visto che parla sempre lei. Mi dica.
tutto quello che ha detto lei non ha senso. Perché? Se lei oggi parlasse e dicesse di aver ucciso Buzzi per le ragioni che dice l'accusa, lei danneggerebbe la posizione di Ferri. Quindi non è che lei sta difendendo se stesso, lei in questo momento sta difendendo Ferri. Le sto dicendo. Ma no, Ferri, guardi, questa è solo teoria. Allora, una cosa sola. È una posizione. Le faccio rilevare una cosa sola. Vediamo. Se io volessi ammettere. Se lei oggi ammettesse, no. Io ho ucciso Buzzi perché Buzzi stava per parlare in appello. Ma se mi venisse comodo dir che la terra è piatta, non potrei dire che la terra è piatta, perché contrasta contro la logica e contrasta contro l'obiettiva realtà. Ma questo che significa? Comunque. Coincidono le due cose. In questo momento io le sto dicendo che non sono mai stato messo in condizione di mentire in tribunale né altrove. Mi spieghi una cosa allora. E lei mi sta dicendo, ma lei segue una linea logica, però in questo momento non è che sta difendendo se stesso, sta difendendo Ferri, ma non sto difendendo Ferri. Va bene. Sto difendendo la realtà delle cose. Con Cutelli, io sto mi limitavo a rifiutare di parlare. Io ho esposto qualcosa di estremamente logico. Sono prolisso, sono logorroico. Invece quello che gli ho esposto concisamente. Ma vede, come mai Ferri, che io non conoscevo, Ferri, che era uno sbarbatello, scusa Ferri. Si fermi un po', perché uno così tu devi accusarmi, così siamo nella logica, perché qui la logica. Senta, Ferri, stia zitto, perché lei non ha capito che questo discorso così teso, così importante, serve proprio a chiarirci le idee, a capire chi, se con Cutelli dice la verità o no. Ma lei ha tutto l'interesse di stare buono. Se interviene con questi interventi non giova a se stesso. Mi ascolti. Noi stiamo facendo uno sforzo per capire la verità, non per favorire l'accusa. È diverso. E scusi, io sto facendo delle domande cattive a Concutelli, perché lui sa qual è la verità, e quindi voglio vedere se mi dà delle risposte convincenti nel senso suo o no. Allora le faccio queste domande. Mi dica. Perché lei e tutti, perché non Concutelli e Invernizzi, altro ergastolano presente all'uccisione di Buzzi? Perché due capi storici della destra radicale come lei, come tutti, e non Invernizzi, un altro ergastolano che non c'aveva niente da perdere? Ecco, qua perché mi sembra che la scelta sia più politica. Io non mi ritengo di destra. Comunque, visto che l'etichettazione è questa, mi consideri uomo la di corregga. Destra. Va bene, per comodità nostra. Ma è solo un espediente momentaneo, la prego di credere. Sì, sì. Ecco, perché altro protagonista e altro di ben altra statura e di ben altra importanza della destra storica, come la chiama lei, fece invalere il brutto uso di praticare la massima armiamoci e partite. Adesso ci si arma e si parte. Allora vede. In quel momento, sia io che tutti, non eravamo capi. Non eravamo capi, abbiamo agito non perché capi, abbiamo agito perché coscienti, responsabili, al corrente dei fatti, va bene? Noi avevamo di fronte un cattivo esempio, nella nostra logica, che per lei può essere distorta, può essere aberrante, può essere mostruosa, noi volevamo operare dando un buon esempio, ecco perché siamo stati noi. Un esempio che significa? È draconiano. Far paura agli altri provocatori, altri delatori? No. Chi sbaglia paga. L'uomo deve assumersi. Come io lei non mi ha fatto finire, la prego, non è che è una rimostranza. Un uomo deve sempre assumersi la responsabilità delle proprie azioni, in tutti i sensi, anche quando è dolorosa, anche quando è traumatica. Un tizio disse una volta, cioè, se un uomo non è disposto a sacrificare qualche cosa di sé per le sue idee, certo, o non val nulla l'uomo o non valgono niente le idee. Ecco, può darsi che le mie idee non valgono niente, però questo sacrificio io l'ho sempre operato. Allora, Cutelli, perché ai miei occhi le mie idee valgono. Allora io
nel momento che so che c'è il cattivo esempio Buzzi, nel momento che so che c'è Buzzi che, essendo all'oscuro di tutto, io non so se Buzzi è venuto per provocare, non so se Buzzi è venuto per far chissà che cosa, però una cosa è certa, che Buzzi ha fatto questo e questo, che Buzzi... Cos'è questo? Cioè, che Buzzi è stato un provocatore, che Buzzi... Ma queste sono parole, caro. Ma che parole? Che parole? Lei ancora non ha verità. Detto un solo fatto in cui Buzzi veramente... Ma Buzzi ha fatto arrestare la gente che ha istigato lui stesso al furto. Ma questo chi gliel'ho detto? Buzzi ha lavorato col capitano del Pino dei Carabinieri. Non glielo posso dire che me l'ha detto, ma me l'hanno detto. Ma tutte queste cose, come vede, non sono provate. Non sono provate. Lo so anch'io che sono sostenute da parecchi... Ma non ho visto mai le prove di queste cose. Sono provate. Sono provate. Perlomeno ai miei occhi sono provate. Come? Sono provate per le fonti da cui lei ha attinto queste notizie. Io già le ho detto che nel caso di Palladino, lei ha parlato di un libro che io non ho letto. Esiste un altro libro sulla lotta armata in Italia, scritto dall'ex commissario Genova, dal vicequestore Genova, personaggio abbastanza noto, no? In cui si ammette tranquillamente, poi li ho sentiti in tribunale, sia in Prota che Genova. Lo so anch'io, quindi, però l'avete ucciso prima. Il libro è uscito dopo l'uccisione di Palladino, il libro di Genova. Sì, e Palladino dice come diavolo... E Palladino dice come diavolo ha fatto con Cutelli a saperlo. Io l'assicuro che le mie fonticine di informazioni le ho. La talpa non è che l'avete inventata voi, signori, la talpa c'è sempre stata, è un rapporto biunivoco questo. Ma lei mi sta dicendo adesso una cosa molto seria. Io ho ucciso Palladino perché avevo delle fonti che meritavano fiducia. Ecco. Tanto bene. E lei, in questo momento la capisco. Adesso capisco, mi dica la sua ansia. Le fonti di per Buzzi ci stanno, ci meritavano stanno. Fiducia. Certo, vi assicuro. Meritavano fiducia. Ma quale grandi cosa aveva fatto sto Buzzi per ucciderlo? Ma Buzzi, un'altra cosa ci siamo scordati, importantissimo. Buzzi, che deve fare rivelazioni tremende, sta un anno ancora senza farle. Perché il Latini è venuto in licenza nella primavera del 1900. Ma Buzzi aveva detto che l'avrebbe fatto in appello. L'appello non c'era stato ancora. Ah, va bene, è giusto, poi lo mandano a Novara. Strano, passa un anno e poi lo mandano a Novara. Non sono io che le sto prospettando le coincidenze folli, è lei che me le sta prospettando. Un'iniziativa politica, a Roma si dice se il nonno fosse stato dipinto di giallo e avesse avuto le ruote sarebbe un tassì. Adesso torniamo ancora una volta sul concreto. Il se, qua i fatti. No, adesso torniamo sul concreto. Cioè, allora, mi viene commissionato da uno che non conosco, tramite uno di cui non godo fiducia, un delitto da venire chissà quando, se. E io sono speciale a Trani e quello sta normale a Brescia. È stato protetto per 4 anni e tutto mi lascia credere che sarà protetto ancora. Senta, Buzzi... Qualora Ferri avesse temuto veramente lei sa delle rivelazioni, le supposte rivelazioni del Buzzi, avrebbe incaricato qualche d'un altro più vicino a Buzzi e soprattutto più vicino nel tempo oltre che nello spazio. Ma con Cutelli, allora lei non lo sa che Buzzi non è che si aveva cominciato Buzzi aveva cominciato a farle delle rivelazioni gravi, solo che a modo suo, con delle lettere anonime indirizzate a se stesso o ai giudici, ma aveva cominciato a parlare in un modo pesante. No, a modo suo, e questo è il tipico comportamento del provocatore medio. Ma no, è il provocatore con le lettere anonime indirizzate a se stesso. Ma allora vede che mi sta dando ragione. Di un balordo. Mi sta dando ragione. Un altro avrebbe scritto a un avvocato, a un notaio, avrebbe fatto un'altra cosa. Lui si faceva le lettere anonime. A me va bene. Comunque, Standalla avrebbe scritto un pamphlet, che c'entra? Lui era un provocatore e agiva da provocatore. Vabbè, adesso torniamo sul concreto. E questo è il concreto. Con Cutelli. Allora lei vuol dire che il coinvolgimento di Buzzi nella strage di Brescia non ha niente a che fare con i motivi della sua uccisione? Questo la prego di credermi in sincerità, può averlo solo a livello psicologico, ma lei non è uno psicanalista. Qua non siamo in campo freudiano, siamo in campo. Io infatti sono soltanto un modesto giudice e mi limito a vedere cosa ha detto. Molto probabilmente in qualche anfratto o in qualche plica dell'ego
ci sarà stato anche questo per quello che mi riguarda, perché allora senta, mi da qua a fare il processo, mi fa la cortesia, guardi, io vorrei proprio capire, mi dica. Lei ha adoperato espressioni sempre diverse, e allora, siccome non sono uno psichiatra né uno psicologo, vorrei fare un'interpretazione terra a terra di quelle che sono le espressioni da lei usate. Dunque, silenzio per cortesia. Io ho rilevato che sin dal primo momento in cui lei è stato interrogato sull'uccisione di Buzzi ha dato delle spiegazioni. La prima volta, credo che sia il giorno stesso della morte di Buzzi, la prima volta, il 13 aprile dell'81, lei al giudice istruttore di Novara, sì, ha dato, anzi al pubblico ministero di Novara, ha dato questa indicazione: ho ucciso Buzzi in esecuzione di una sentenza pronunciata già anni addietro. Sì. Intanto confermo questo concetto della sentenza. Certo, ma no. la sentenza non è che c'è stato qualche simposio, c'è stata addirittura qualche... Vabbè, di chi è questa sentenza? Sua personale o di un gruppo? Mia, di tutti, e di chi lo poteva pensare come me e come tutti? Di chi poteva pensarla? Coloro con cui posso avere parlato al riguardo, estremamente poche persone. Allora, praticamente una determinazione nel senso dell'uccisione di Buzzi è di data antecedente. Praticamente sarebbe bastata la mia sola decisione. Convinzione, certo. Però lei parla di anni addietro, esatto. Sì, perché erano 4 anni che ormai si sapevano certe cose. Ma 4 anni prima, nel 77, lei era stato già in carcere con Buzzi. Sì, difatti subito dopo, difatti credo che anche determinate rivelazioni processuali, determinate cose si vennero a sapere proprio nel 77. Quindi lei dice: io non l'ho ucciso 4 anni prima, quando perché ne ho non avuto avevo, non il avevo contatto avuto più fisico occasione. Perché non avevo ancora sufficienti informazioni. Sì. Invece e poi dopo quando ho avuto le prove, diciamo, ormai era nell'impossibilità fisica di trovare Buzzi. Sì. Di reperirlo. Vabbè, la sentenza pronunciata anni addietro la lasciamo da parte. Invece lei dice: penso che era mio dovere eseguire questa sentenza, in quanto il Buzzi era una persona sudicia, era implicato nella strage di Brescia. Io parlai, adesso come è stato verbalizzato, se lei cerca là, ho detto che era un delatore, ho detto che era un procuratore. Sto continuando a leggere, quindi usa la parola implicato nella strage di Brescia, sì. Poi aggiunge: con implicazioni sordide. Sordida era l'implicazione stessa nella strage. Uno commette una strage e commette un'azione sordida. Era un corruttore di giovani. Anche? Non so che cosa possa avere al riguardo lei di informazioni. Ah, ognuno è libero. Un provocatore. Di fare quello che vuole, però. Un provocatore, le ha dette tutte. Ah. Un agente provocatore. Traeva profitto dalla delazione. Certo. Oddio, non mi pare, se si becca l'ergastolo quale profitto ha tratto? No, io parlo della galera che si beccavano gli altri e all'epoca lui mandava a rubare, lui mandava a rubare, condannare gli altri. No, lui mandava a rubare la gente, procedeva al recupero della refurtiva, prendeva il premio e gli altri finivano in galera, se questo non è... Allora si riferisce a fatti precedenti. Certo, certo. Quindi qui ha usato la parola era implicato nella strage di Brescia. Ci ricordiamo un momento. Ma lei, gli ho detto, io sono tuttora convinto di determinate cose riguardo alla strage di Brescia. Però quello può essere un errore mio. Io non posso spacciare per certezza quella che è la mia opinione personale. E allora, se lei mi chiede, pochi giorni non dopo parlando, lei ha scritto, signor Presidente, una lettera. Signor Presidente, non stiamo parlando in camera caritatis. No. Difatti tu me lo fece rilevare, dice: Gigi, se tu sei sicuro, sei certo, ma non c'è nessuna certezza che quest'uomo sia uno stragista. Questo è un porcaccione, è un provocatore, è una spia, è un infame, è un perturbatore, chissà perché è venuto qua. Però tu non hai la certezza matematica che questo, lo dicono i borghesi. Voi borghesi avete deciso che lui fosse il colpevole dell'eccidio di Brescia. E siccome non mi risulta che questo sia una sinecura di colpevolezza, io mi devo astenere in quel momento.
Vabbè, lei sente il dovere di astenersi dal giudicare Buzzi come autore della strage perché, perché l'avevano detto semplicemente se i giudici di una corte. Signor Presidente, adesso mentre parte la polemica. Se noi parlassimo in Camera Caritatis le esprimerei dei concetti ben precisi, ma non stiamo parlando in Camera Caritatis. Lasciamo dare i concetti, perché su questo punto io posso essere convinto che Buzzi Ferri che sta tremando lì. Per favore, torniamo sul concreto. Io sono convinto che Buzzi, ma la mia convinzione è un'opinione personale. Con Cutelli, mi dia delle spiegazioni convincenti su queste diverse lei interrogato dal giudice dice era implicato nella strage di Brescia. Pochi giorni dopo scrive una lettera al direttore della Repubblica in data 21 aprile 81 per puntualizzare, dice lei, e questa volta scrive: nel caso di Buzzi, la strumentalizzazione dei fatti di Brescia, la tragica fine del giovane Ferrari, la turpe condotta, la provocata rovina morale e giudiziaria di diversi giovani, a prescindere dalla sua attività di delatore e agente provocatore. Esatto. Quindi lei ci mette sempre tutte le motivazioni che ci ha dato oggi, però aggiunge... E io qui non riesco a seguirla, perciò mi aspetto da lei una spiegazione. La prima volta parla di implicato nella strage di Brescia, la seconda volta di strumentalizzazione dei fatti della strage di Brescia. Poi va alla Corte d'Assise di Bari, alla fine mi risponda di tutto, la Corte d'Assise di Bari ci va dopo qualche anno e dice io ho ucciso Buzzi sempre per gli stessi motivi e in più ci aggiunge perché era responsabile della strage di Brescia. Quindi adopera queste espressioni come se fosse un semplice completamento. E ho fatto male, e ho fatto malissimo capire. Perché io non ho la certezza. Non ho la certezza. In questo momento verrebbe pure... Scusi, perché se avesse avuto la certezza? Se lei avesse avuto la certezza che Buzzi era responsabile... L'avrei detto anche in questa sede. Accetto che l'avrei ucciso lo stesso. Bastava e avanzava. Ma le sto dicendo che lo conclamerei, allora sì, verrei in aiuto a Ferri. Allora sì. E mi rendo conto che sarebbe estremamente d'aiuto a Ferri poter dire io ho la certezza assoluta che Buzzi sia responsabile della strage di Brescia. La figura dell'imbecille, oltre che del diffamatore. E io la figura dell'imbecille non la voglio fare, signor Presidente. Ma... Comunque, bastava e avanzava lei, quello che avevo. Lei non mi ha dato una spiegazione molto, non so molto cosa chiara. Vuole lei. No, dico, visto che i motivi erano di natura diverse da quelli politici, diverse da quelli di No, erano motivi squisitamente politici, questi sono.
quelli suoi, quelli certo. per l'uccisione di Buzzi. Ah, certamente. Se un uomo che si fa strumento della repressione in quel momento, un uomo che è un provocatore, un uomo che è un delatore, un uomo che dà il cattivo esempio, un uomo che combina quello che combinava Buzzi, e assumersi la responsabilità dell'eliminazione di un personaggio del genere, anche se dovesse costare l'ergastolo, non è un atto politico per lei, non lo so. E allora quando lei aggiunge in questi se vari vuole, interrogatori se vuole che io si, aggiunge già il riferimento alla strage di Brescia, che c'entra? Questo è stato un mio marchiano errore. Tre volte, ma guardi, tre volte, ma io sono convinto tutt'oggi. La lettera ma non abbiamo le prove. Repubblica, parliamo della lettera. Tu ti è venuto a dirci pochi giorni fa che aveva rimproverato lei per aver voluto inserire questo concetto della strumentalizzazione. Sì, ma lui me l'ha fatto rilevare, non è che mi ha rimproverato, mi ha tirato le orecchie, perché non può tirarmi le orecchie. Però mi ha detto, ti sei assunto una responsabilità, dice, hai parlato a vanvera in quel caso, hai ragione. E quando, perché ho parlato a vanvera, perché non ho nessuna prova. Per esempio, lei ha citato la morte di Silvio Ferrari, perché? Quello perché so determinate cose. Quindi lei ha fatto un processo per conto suo. Esatto. Ma. Quindi lei quando dice al giudice era implicato nella strage di Brescia, scrive al direttore del giornale c'è la strumentalizzazione per la strage di Brescia, dice alla corte di assise ancora, di Bari. Continua ancora, sono passati degli anni. A Bari c'è andato nell'85. Sì, adesso siamo nell'87. E ha parlato perché... E tutto lascia credere che verso l'89 ancora continueranno. Senta, vogliamo leggere un momento quello che ha detto la Corte d'Assise d'Appello di Bari. Certo. Lei ha detto, ho ucciso Buzzi perché responsabile della strage di Brescia. Proprio così. Perché responsabile? Questo ora, è proprio, mi ha scioccato innanzitutto, questa innanzitutto gli ho detto non è, stata... è solo qui poi è perché il suo curriculum era costellato di azioni infamanti tendenti a coinvolgere altri in delitti vari per trarne un utile personale, però comincia così, ho ucciso Buzzi perché è responsabile della strage di Brescia. Certo, qui mi deve dare una spiegazione. Quella era la mia convinzione, le sto dicendo che ne sono convinto tutt'oggi, però non abbiamo la certezza. Non abbiamo assolutamente la certezza, questa è stata una mia una mia topica marchiana, è stato una mia topica, è un atto di presunzione, quello che vuole lei, perché io non ho la certezza. Che vuole che mi umili ancora, che le devo dire? Non ho la certezza assoluta, mentre del resto avevo la certezza assoluta. Vabbè, mettiamo che questa espressione l'ha usata per se lei mi chiede la mia opinione personale, io le dirò, sono convinto tutt'oggi. Sono convinto tutt'oggi. Senta, lei ha mai sentito dire di questa storia di Buzzi che aveva deciso di parlare in appello? No. Neanche dopo l'uccisione di Buzzi? Dopo è stato detto tutto il contrario di tutto. Perché qui leggo che nella corte d'assise di Bari lei ha detto soltanto dopo l'uccisione dei due, di Buzzi e di Palladino, ho sentito dire che gli stessi prima di essere uccisi stavano facendo rivelazioni, anzi, dico meglio, avevano promesso rivelazioni sulle stragi di Brescia e di Bologna. Però lei mi consenta, signor Presidente, silenzio per cortesia. Le chiedo le capisco che le è difficile, ma di mettersi un attimo in una situazione simile alla mia. Nel momento, io per fortuna non sono dedito né alle droghe né all'alcol, ma in un momento di ebbrezza o in un momento di stravolgimento psichico facessi del male a qualcuno o addirittura uccidessi qualcuno esclusivamente per ebbrezza, l'ho detto in modo immotivato, mi dica quale giornale non direbbe che io l'ho fatto per chiudergli la bocca. È un po' generico quello che dice. No, lei. Ma è vero. Sarà generico, ma è vero. Di Palladino si disse e poi fu dimostrato che non era vero. Di Buzzi si disse. Lei poco fa mi ha detto. È stato creduto Latini. Non sono stati creduti né Izzo né Latini. Anche per Palladino dissero queste fanfaluche, sia l'uno che l'altro. E poi quando avevano un questore, un prefetto che gli andavano dicendo, hanno confermato quello che dicevo io.
Non l'abbiamo confermato noi, l'ha confermato il nemico, un questore e un prefetto. Con Cutelli parliamo di Buzzi. Sto parlando di Umberto Improta e di Genova. Parliamo di Buzzi, eh? Che altro vuole? Lei allora esclude che sia vero quello che ha detto tante volte Latini, perché al riguardo bisogna precisare questo. Latini, di aver confidato a lei in carcere questo presunto, diciamo, tra virgolette, messaggio di morte di Ferri, lo ha detto ai giudici numerosissime volte, anche se a dibattimento ha cambiato versione e si riserva ancora di essere interrogato. Quindi le dico, non teniamo conto di quello che dice oggi Latini, però rimane il fatto storico che Latini, in numerosi interrogatori avanti i giudici, certo, di Bologna, di Firenze, di Brescia, certo, di Novara, ha ripetuto più volte che quando tornò dal matrimonio e tornò in carcere con lei, lei disse: guarda che c'è una cosa molto delicata, ha detto cose ben più pesanti, ci vuole una persona ma come rivolto te, accuse ben più circostanziate che sono cadute. Latini, va bene, ma mi lasci finire. Latini che cosa dice? Sono tornato in carcere, prima di tutto ho dovuto fare un po' di corteggiamento a Concutelli sotto questo. In che senso? Aspetti, se mi lascia finire. Io voglio farle capire l'entità dell'accusa, perché lei possa darmi delle risposte ragionevoli e ragionate, perché ci servono. Sto cominciando a disperare, mi dica. No, ma guardi che questo è uno sforzo perché per credo capire. Che gliene date risposte che circostanze. E allora aspetti, mi faccia finire. Latini dice: io tornai, vuole che leggiamo un passo? No, mi dica tranquillamente. Tornai in carcere, siccome Concutelli aveva in mente di evadere, mi aveva incaricato di contattare un certo Terracciano per chiedergli se poteva aiutarlo in vista di eventuale evasione. Io ho visto Terracciano, gli ho chiesto se poteva aiutare Concutelli. Terracciano mi ha risposto che aveva preparato armi, un giubbotto antiproiettile e una sede, un covo, per tutti, non per lei. Però Latini dice: io prima di parlare di Ferri ho parlato a Concutelli di questa disponibilità di Terracciano per arruffianarlo, dice qualcuno, anzi lo dice Izzo arruffianarlo, dopodiché dice: ehi Concutelli, guarda che ti devo dire una cosa molto delicata. Pazzesco. Ci vuole uno come te per capire questo problema di Ferri. Ferri ti fa sapere che corre voce che Buzzi voglia parlare in appello. Se parla lui è la rovina per me e per gli altri. Bisogna fermarli in tempo, avrà detto, no? Bisogna fermarli in tempo. Io sono entrato in una cabina telefonica, mi sono strappato la giacca. Questo è un lavoro per Superman. Aspetti un momento. Signor Presidente. Aspetti un momento. Tutto questo discorso ad Izzo è sembrato, le dico tutto e poi lei mi risponderà tutto in una volta. Ad Izzo presente è sembrato strano, per cui separatamente avrebbe detto a lei: ma Concutelli, cosa ti metti a fare con questi ragazzini? Ma che te ne frega? Lascia perdere. E lei avrebbe risposto una famosa frase, famosa in questo processo, cioè: queste cose si sa come cominciano e non si sa come finiscono. E che vuol dire? Adesso le dirò: chi beve birra campa 100 anni, è molto più sensato. Chi beve birra campa 100 anni. Sono le frasi storiche, non significano niente. Queste cose si sa dove cominciano e non si sa dove finiscono. Cioè, quando uno ti viene a dire ammazza il tale, si sa dove si finisce, diavolo se si sa. Concutelli, non solo. Questa frase ha un senso logico, perché sta a significare: caro Izzo, tu hai ragione nel dirmi ma che me ne frega, però io che sono un capo storico ancora adesso di Ordine Nuovo non posso abbandonare i compagni come hanno fatto. E lui ha detto i ragazzini, e allora chi me lo dice? Li devo aiutare lo stesso. Uno che è uno squilibrato, imputato di un reato infamante, il più giovane di tutta la cella. È pericolosissimo, perché se parla uno del genere può fare tanto male. Izzo, no? No, io sto parlando di Izzo. Izzo che mi dice non ti fidare dei ragazzini. E Izzo è lo stupratore del Circeo, mezzo squilibrato. Scusi, lei non è stato amico per tanti anni di Izzo? Io, guardi, ho cercato addirittura di recuperarlo, Izzo. Io sono stato il fratello maggiore, allora, il maestro, l'aio di quel disgraziato, ma non c'è stato niente da fare.
fare, perché è una fatica improba. Io ho capito che Izzo ha agito, Izzo si è reso responsabile di una delle cose più disgustose che mente umana possa concepire. Io ho capito che il ragazzo non era fondamentalmente cattivo, bene? A prescindere da quali fossero le sue, i suoi vaneggiamenti politici, perché di politica non ha mai capito nulla, anzi era un disdoro, perché dire che in mezzo alle nostre file c'era un individuo del genere era una pessima raccomandazione, lei comprenderà, signor Presidente. Io ho cercato di insegnargli a stare composto a tavola, addirittura ho cercato di insegnargli di essere presente a se stesso, ho cercato di farlo ragionare, non c'è stato verso. Io ero il fratello maggiore di quello scellerato. Ora Lo sciocco non può andare in giro predicando di essere lui che esortava me a non mettermi quei ragazzini, quando l'esempio più macroscopico perché di persona Izzo, poco affidabile, era lui stesso. Perché Izzo adesso direbbe queste cose false? Certo, perché Izzo, io sto nel cosiddetto, lei sa benissimo che cosa sia l'articolo 1, no? Ecco. Io dopo 5 anni di articolo dopo 5 anni di articolo 90, a dicembre, allo scadere dell'articolo 90, mi sono visto combinare l'articolo 1. È ancora in discussione, però procede, cioè gli effetti sono immediati. Ho visitato le peggiori galere, va bene? Le più cupe gattabuie. Izzo sta nel carcere di Pagliano. Izzo ha tentato l'evasione nel carcere di Pagliano. Izzo è trattato bene. Izzo, nonostante i suoi tristi precedenti, frequenta compagnie femminili. Izzo se ne sta beato e tranquillo al calduccio. Perché l'ha fatto? Perché Izzo spera nella licenza fra 4 o 5 anni, o addirittura fra 4 o 5 mesi, se troverà l'imbecille disposto ad avallare una cosa del genere. Perché l'ha fatto? Ma perché l'hanno fatto? Per il loro tornaconto. Lei mi dice Latini ha ritrattato, ci credo che ha ritrattato, finché accusava gli altri prospettandosi un vantaggio, tutto a posto. Nel momento stesso in cui Latini si è accorto che stava tagliandosi quei determinati ammennicoli, quelle certe glandole, per fare dispetto alla consorte, si è fermato in tempo. Scusi, Concutelli, adesso le faccio notare che lei sta facendo un processo sommario, ma troppo sommario. Lei, per esempio, non ha chiesto perché, secondo adesso... lei, glielo risposto, ecco il secondo me. Ma vuole che le dia un piccolo, un input. La prego. E allora, Latini qui ha ritrattato, però aveva confermato tutto avanti al giudice istruttore dopo che erano scaduti i termini di carcerazione preventiva, non aveva più niente da temere. Come sì. Vede, il suo processo è un tantino sommario. Chiudiamo la parentesi e torniamo al concreto. Insomma, no, torniamo al concreto. Possiamo dire queste cose. Guardi, anche Izzo, per esempio, Latini, Izzo ha detto Latini che ha quando ha parlato. Latini ha ritrattato. Allora lei viene a dire quello che. Allora viene a mio favore. Senta. Che Latini ha detto la verità allora. No. Ma decida però. Lei allora, signor Presidente. No, questo lo dovremo decidere, questo perché sarà il nostro dramma. Quando uno procede a zig zag, va bene? Secondo me procede in maniera obliqua e incostante. Però lei deve dire se sbaglia sullo zig o sullo zag, non che ha sbagliato sullo zig e ha sbagliato anche sullo zag, signor Presidente. Allora, sarò semplicistico, ma insomma un minimo di obiettività ci vuole nella vita. Torniamo un momento al fatto drammatico della uccisione di certo. Puzzi. Quando avete preso la decisione di uccidere il giorno prima. Ermanno Buzzi il giorno prima perché vi siete incontrati nel cortile al passeggio silenzio per cortesia nel cortile del carcere con Tuti non avete pensato di coinvolgere qualche altro? No. Anzi è stata nostra cura evitarlo benissimo, questo l'ha già detto. Vorrei sapere se è vero che già qualche mese prima lei aveva preso una decisione di questo genere o no. Ma io l'ho presa anni prima. Questa decisione l'ho presa anni prima. Mancava l'opportunità. Allora vediamo un po'. Mancava. Lei ricorda quell'articolo pubblicato su Quex, la rivista dei detenuti di destra? Lei ricorderà, sa che è esistita una polemica per tanti anni, no? Questo glielo faccio presente. Sì. Lei si sarà informato perché vedo che è persona scrupolosa. Io non ho mai aderito all'iniziativa di Quex. Sono stato criticato dai miei compagni e camerati. È vero. Ecco. Ma io l'ho chiesto se lei l'ha letto. Ho letto tutto. Io ho letto tutto. Ho letto anche il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera che parlava insomma di sospetto omicidio nei confronti di Ferrari, del giovane Ferrari. Ferrari, che vuol dire? Ferrari. Il Ferrari piccolo, quello saltato in scooter. Ah, sì, sì, Ferrari Silvio. Silvio Ferrari. Ho letto tutto. Quindi lei ha letto Quex? Sì, certo. E l'ha letto prima di uccidere Buzzi?
Diavolo, quel numero di queste risale addirittura a 4 anni prima, 3-4 anni prima. No. Il numero di Quex e Crasilinfam è un'altra cosa. C'era un articoletto a parte. No, io ho letto Scopriamo le stragi. Spieghiamo le l'ultima strage. E c'è un trafiletto che dice strage di Piazza della Loggia. E qui si parla di Buzzi. Vediamo se ce l'ho qui a portata di mano. Credo di no. A portata di mano no. Comunque possiamo anche prenderlo, ma non è importante. E si dice di Buzzi, confidente della polizia. Sì. Buzzi condannato all'ergastolo per la strage di Brescia. Sì. Sembra un segnale di allarme e risale a circa un mese prima dell'uccisione di Buzzi. Allora mi sembra di capire, scusi, mi faccia finire perché questi sono chiarimenti che io aspetto da lei. Si sarà accorto che io sono un testone caparbio, no? No, lei sta. E io convinto da quattro anni, dalla necessità di mettere le mani addosso a quell'uomo, di mettere le mani addosso a quella persona, perché la consideravo proprio il ricettacolo di ogni cosa sbagliata. Avevo bisogno, prima del messaggio da parte di Ferri, portato da Latini, va bene, in tutta segretezza, davanti a Izzo, avanti, su, il vostro gruppo. Ma che il nostro gruppo, comunque, no, nostro non gruppo. È importante, con Cutelli, l'importante è un'altra cosa. E poi... Aspetti. Lei dice, questa decisione l'abbiamo presa io e tutti, quella mattina, perché non ci aspettavamo che arrivasse... No, stia attento, signor la Presidente. La mattina prima. Ma non è importante. Cioè, appena sceso all'aria. Sì, tra l'altro, andremo a esaminare il fatto. Non so se Tuti l'ha fatto presente. Lei non vuol far finire, Tuti parlò col Buzzi. Da uno spioncino all'altro, da una porta all'altra. Sì, lo so, l'ha detto. O un altro, insomma. L'ha detto. Lo tranquillizzò, io invece... Lei mandò dei generi di conforto. No. Non risponde no, io non sono stato. Io praticamente... pare che lo abbia detto. Il mattino della sua morte, Buzzi, vedendomi nel cortile, disse, ci sei anche te? E impallidì. Perché io ero stato zitto, e avevo cercato di non palesare la mia presenza nel carcere di Novara. Vabbè. Il Buzzi mi pare strano perché all'atto dell'arrivo in genere il sottufficiale di servizio chiede sempre al nuovo aggiunto dove andare e là c'è tal'altro, lei ha dei problemi col tale, mi pare strano che ignorasse, comunque io ho fatto di tutto per non palesare la mia presenza, okay. E a quanto pare ci riuscì perché lui mi chiese, cioè, ci sei anche tu? Dico evidentemente. E poi la frase famosa, se non mi sbaglio, è stato proprio Tuti a dire che lei ha mandato dei generi di conforto, perché Buzzi non scese il primo giorno. Si è sbagliato, glielo mandò qualcun altro. Vabbè, Buzzi non scese il primo giorno. Sì, perché Tuti si limitò a parlare all'inizio della sezione, no? All'inizio, diciamo, verso l'ingresso della sezione. Il Buzzi e il Tuti invece stanno più verso il centro. Sì, ecco. Adesso io le stavo chiedendo di Quex per questo motivo, se mi lascia finire. Lei dice, io avevo preso la mia decisione da tempo. Certo, però, non ho mai collaborato a Quex, però, e lo ritenevo un'iniziativa. No, mi vuol far finire, ho capito, e non lo finisco. Vabbè. È importante perché probabilmente lei ce l'ha una risposta, se no mi rimane il dubbio nella mente. Allora me lo faccia dire. Lei dice, io avevo deciso per conto mio, la sentenza era mia, però noi scopriamo che un mese prima su Quex qualche altro fa degli accenni pericolosissimi, sì, per la vita di Buzzi. Certo. Qualche altro, perché lei ci ha detto stamattina con Quex non ci aveva avuto niente a che fare. Addirittura ha detto che un anno prima mi era stato detto. Mese prima. Da Ferri mi era stato mandato a dire un anno prima. Quello di Latini. Io ero convinto da 4 anni. Ferri avrebbe mandato a dirmelo un anno prima. Allora, mi e vuole un mese prima. No, ma Buzzi ancora non c'era. Signor Presidente, lei fa torto alla sua logica. Buzzi ancora. Allora, un anno prima Buzzi non c'era, un mese prima Buzzi non c'era, 4 anni prima Buzzi non c'era, mancava a tutte queste decisioni, a tutte queste convinzioni, a tutte queste opere, a tutta quest'opera di fermo e spinto attivismo, mancava il presupposto principale, la presenza dell'interessato. Allora ascolti un momento, io sto parlando di Quex di un mese prima, firmato E.B., Edgardo Bonazzi, lo conosce? Certo che lo conosco. Allora, sembra che Edgardo Bonazzi avesse in mente un'altra sentenza come la sua,
Allora vorrei sapere se c'è collegamento tra lei e Bonazzi e gli ma altri. Ma io e Bonazzi siamo amiconi, solo che Bonazzi ha scritto ma non ha operato. Io non ho scritto ma ho operato. Però Bonazzi era presente all'omicidio di Buzzi. Certamente era presente. E Bonazzi è stato assolto perché non c'entrava un beato tubo, mi scusi l'espressione volgare, nell'omicidio di Buzzi. Difatti è stato tentato di incriminare Bonazzi, è stato tentato di incriminare mezzo cortile o tutto il cortile. No. Certo che è stato Latini. Vabbè. È qua che i nodi vengono al pettine. Allora, Bonazzi era assolutamente estraneo. Andiamo a un altro episodio, perché adesso stiamo chiudendo. Io proprio per questo adesso mi consente un attimo solo, proprio per questo mi opponevo alla compilazione, alla redazione di rivestine del genere, perché non erano che un abbaiare senza mordere, non erano che palestre di esercitazioni, di elucubrazioni mentali inutili. Chiacchiere, là sopra. Vabbè, parlavo io nazionalista, parlava il tal altro europeista. Con Cutelli, la realtà è questa. Lei l'ha letta una Bonazzi. Lei mi ha chiesto, ha letto il tale articoletto? No, non ho letto il tale articoletto, io ho dato una guardata in generale a quei due o tre numeri che ho visto di quella rivista e mi si è accapponata la pelle. Perché? Perché su quella rivista c'era tutto il contrario di tutto. C'era l'articolo settario e l'articolo conciliante, c'era l'articolo nazionalista e l'articolo europeista, c'era l'articolo di sinistra e c'era l'articolo di destra, c'era l'articolo conservatore e l'articolo reazionario. Non giova niente. E allora Bonazzi che scriveva su quella rivista, essendo amico mio, era fonte di dileggio da parte mia. Perché la domanda è una sola. In termini, lei era d'accordo con Bonazzi presente, o no? Lei era d'accordo con Bonazzi? Ma assolutamente, non c'era assoluto bisogno di essere Metta d'accordo verbale, con Bonazzi. Che non ero d'accordo con Bonazzi. Quindi è una pura Bonazzi coincidenza. Bonazzi è stato assolto. Io mi sono dichiarato subito responsabile proprio per non immischiare gente che non entrava nella cosa. Lei mi chiede queste cose. Perché adesso lei non ascolta le mie domande? Io mi scusi. Perché così non riusciamo a verbalizzare, non rimane in mente niente ai giudici popolari, una grande confusione. Io spero che rimanga qualche cosa in mente ai giudici popolari. Ma deve spero rimanere, proprio. Se lei non è che deve rimanere tanto. Quello che deve rimanere, deve rimanere la verità possibilmente in testa allora, ai giudici parliamo popolari. Per cortesia, concludiamo su Quex. Lei dice, sì, forse Bonazzi avrà scritto un mese prima. Forse avrà quella scritto cosa. Sicuramente. È vero che era presente all'uccisione, però non eravamo d'accordo. È questa la sintesi? Bonazzi ha rivendicato l'omicidio? No. Bonazzi è stato giudicato responsabile dell'omicidio? È stato processato. E allora perché lei è stato assolto? Io non ero d'accordo con Bonazzi. Però Bonazzi aveva scritto un mese prima. Anzi, mi ero guardato bene da rimischiare altre persone. Solo io e tutti, perché io e tutti avevamo sia la statura morale, mi consenta l'espressione, morale, per poterci per investirci in una decisione di quella gravità. Eravamo talmente rovinati giudiziariamente, umanamente, da poter correre tranquillamente il rischio. E perché non faceste coinvolgere nessun altro? Glielo ho detto, perché io e tu, diciamo, la statura morale per farlo eravamo rovinati. Gli Invernizzi no. Invernizzi anche Invernizzi era, sa per era quale presente. È la statura morale di Invernizzi. Invernizzi per che cosa è stato condannato? Invernizzi, io sto qua dentro, in questo momento vengo interrogato nell'ambito di un processo per strage. A me è sempre stato rimproverato e sono stato condannato per avere agito violentemente, ma in modo personalizzato. Io l'avevo con lei, signor Presidente, me la prendevo con lei. Scherziamo, piacere. Ma non si può, guardi, ormai sono... faccio un altro esempio. Sono un reduce, no? Ormai sono. Faccio un esempio diverso. Ormai non sono più nessuno, signor Presidente, non ho la forza. Sia tranquillo, insomma, non è... Vabbè, sono un povero untorello. Grazie. No, signore, stiamo parlando di. Invernizzi è dentro per un omicidio comune, è abbastanza infamante. Questo. Quindi non mi potevo associare ad Invernizzi, nonostante Invernizzi sia un bravo ragazzino. Va bene, comunque. Che l'abbia fatto sotto effetto della droga o meno, non mi interessa. Io non prendevo droga e non ammazzavo le ragazzine. Ecco. Vabbè, adesso le faccio un'altra domanda. Mi faccia finire prima. Signori, per cortesia. Questo, no? Signori, per... Eh?
Dico, questo concetto è stato chiaro? Sì, sì, lei sì, mi rimprovera adesso, sempre. Adesso, sì, non la rimprovero. Ho paura che rimanga una confusione invece che risposte precise. No. Adesso no. La signora deve verbalizzare, non ce lo fa a seguire. Lei è un vulcano. Dunque, scusi, ma è che sono stato parliamo... 10 anni, capisci? Adesso la facciamo parlare, però... Si diventa un po' logorroici. Se non serve a niente, poi... Dopo qualche annetto di isolamento si diventa logorroici. Parliamo un momentino di una lettera scritta da lei a un altro detenuto in un altro carcere, lettera Martinesi, il 5 novembre del 1980. Che gli dissi, non scrivere a quell'azzarone perché è un farabutto. Oh, appunto. Ecco. Lei in quella lettera che dovrei trovare qui, ma naturalmente non è qui, B3. Comunque non c'è bisogno, glielo dico io, non intrattenere corrispondenza epistolare con il Buzzi perché è un pessimo soggetto. Quando avrò occasione ti spiegherò tutto. Vabbè, allora senta. È vero? Si tratta di questo. Esatto. Aspetti. Ecco, lei in quella lettera a Martinesi dice: ti do un consiglio. Certo. Non avere più corrispondenza epistolare con Buzzi. Siamo a 5-6 mesi prima dell'uccisione di Buzzi. Perché ho saputo che lui intratteneva corrispondenza con Buzzi. Con Buzzi. Me lo scrisse lui. Non perché è un farabuttone. Esatto. Proprio questa espressione. Un farabuttone. Non dice infame, non dice traditore, non dice provocatore, non dice... E dice invece... Beh, farabuttone non è un complimento, eh? È farabuttone, mi sembra. Obiettivamente, ecco, anche lazzarunaccio. Vabbè. O figlio però di... alla fine di questa lettera lei dice questo. Hai capito? Tu devi fidarti a scatola chiusa. Certo. E basta. Ecco. Che cosa c'era che non poteva dire in quella lettera? Non poteva dire, ti ordino di farla finita. Lei l'ha detto questo? No, gli ho detto, io ti consiglio, ti devi fidare a scatola chiusa. Era un ordine. Ma qual era il motivo che non poteva dire? Ah, perché non potevo mettere per lettera... Lei ha potuto scrivere farabuttone. Non poteva aggiungere un infame, bastava infame in carcere. No, tutto. Perché era un farabutto, perché infame è una cosa. È una cosa. Farabutto è più completo, secondo me. È più completo. Allora, lei ha potuto dire è un farabuttone, sì. Ma non ha potuto aggiungere quegli altri motivi. No, gli altri motivi. Bene, lei ha detto scatola chiusa. Le ho precisato le fonti delle mie informazioni? Signor Presidente, le ho precisato le fonti. Sì. Molto probabilmente a Gino Martinesi le avrei potute confidare. Vuol dire che mi fido un po' più di Gino, mi consenta e mi perdoni signor Presidente, mi fido un po' più di Gino Martinesi che di lei. Comunque, a Gino Martinesi gliel'avrei potuto dire, ma in camera caritatis, a quattro occhi. E siccome Gino Martinesi è quel requisito come quello dell'incarico di Ferri, siccome Gino Martinesi si trova da anni in altro carcere, lontano, un giorno, se io e te avremo occasione, se ci sarà modo, ne parleremo. Ma se allora, no, fidati a scatola chiusa. Cerchi di togliere dalla mia mente questo... Pozzi così, colà dove si può, e più non dimandare. Lasciamolo andare in pace, Dante. Mi dica una cosa. Io, quando ho letto quella lettera, dico, ma guarda un po'. Martinesi, leggendo questa lettera, dice, Buzzi è un farabuttone. Mi devi credere... A scatola chiusa. Vuol dire che ci sono altre cose che Concutelli per lettere non mi vuol dire. Vuol dire che Concutelli c'aveva l'autorità e quel poco di credito da parte di Martinesi per poter dire una cosa del genere. Fidati di me. E Martinesi si è fidato. Vabbè, ma quel fidati di me a scatola chiusa sembra dire ci sono altre cose che non ti voglio, non ti posso difatti, dire. E ci sono cose che non gli potevo scrivere. Le fonti. Le fonti. Già gliel'ho detto. Come le fonti? Gliel'ho detta lei le fonti? No, sì, e allora? Come male fonti? Le fonti sono importantissime. Io invece avevo capito, ecco perché lei sta facendo. Ecco perché lei non è affatto una persona superficiale, difatti lei so un'ora che sta girando intorno a sei fonti. Allora. Ma senta, Concutelli. Pensa che io sia cretino. Ma vede, lei mi sta dando una risposta a cui non avevo pensato. Esatto. Ecco l'utilità di questo. Ci abbiamo pensato insieme, visto. Perché io interpretavo la lettera in questi termini. Evidentemente si trattava di una cosa che non si poteva scrivere, ma non con riferimento alle fonti, ma alle accuse contro Buzzi. Se io dico, mi lasci finire. Lo per scelto. Cui, aspetta, per cui pensavo, se l'accusa stava tutto nel fatto che era un infame, ma perché non si poteva scrivere? Ma allora io c'è un'accusa. Spiegherò riguardo al farabutto, cioè perché è un farabutto? Te lo spiegherò bene. Stai attento, non ti fidare di lui. Adesso abbiamo. Cave canem. Adesso abbiamo avuto una risposta. Vabbè.
signor Presidente, mi vergogno un pochino, si potrebbe per un attimino una leggera pausa per fumare una sigaretta, sono stanco. Nessun problema, senz'altro, ecco. Facciamo una pausa di 10 brevissima, minuti. Scusate, Facciamo una pausa di 10 minuti. Bene, riprendiamo. Io ho soltanto un paio di domandine ancora per lei. Per esempio, vorrei chiederle qualcosa circa la Brusoni. La conosce? Luciana Brusoni. Luciana Brusoni. Sì, la conosco. Ecco. Chi è questa donna? È stata una sua amica? Sì, ma è stata. Era un'amica. Non so se... Io sono stato per molti anni... Le parlavo prima dell'articolo 90, sono stato in condizione di isolamento. Nel 73 e nel 74 non potevo scrivere neanche ai miei genitori. E non allora... sapevo se mio padre è stato operato per un tumore e io ne ero all'oscuro. Il padre di Tuti è morto e Tuti non lo sapeva. Cioè noi non potevamo essere in contatto neanche con la nostra famiglia. E la Brusoni, poi per altri, invece... per altri anni abbiamo avuto il divieto di corrispondenza, questo per 2 anni, poi per altri 2 anni abbiamo avuto il divieto in corrispondenza con persone che non facessero parte dello stretto nucleo familiare, quindi le corrispondenze, i contatti epistolari, diciamo i rapporti d'amicizia sono andati un po' sfumando e declinando. Ma la Brusoni la conosceva prima della morte di Buzzi? Io ho avuto i primi rapporti epistolari con questa amica nel 1978, credo. 78. Sì, 78. Nell'81 c'è stato l'episodio della morte di Buzzi. Di Buzzi. Subito dopo lei ha scritto una lettera alla Brusoni, certo, che comincia con queste parole: qualche stringa fa, con riferimento alle stringhe con cui aveva, certo, ucciso perché, Buzzi. Perché io fui isolato per un mese circa e quindi non mi potevi far via e quindi cercavo di minimizzare. Perché? Parlava di stringhe con la Brusoni. Per esorcizzare, perché indubbiamente la Brusoni non è né un duro né un combattente, quindi un po' per esorcizzare c'è sempre di mezzo il tabù del sangue, lo ricordi, non è una cosetta da niente, c'era un morto. E un po' per esorcizzare la gravità della cosa e un po' per giustificare il mio silenzio prolungato, tutto là. Insomma, è la prima lettera che lei scrive a una donna che le dà la sua assistenza morale, epistolare, e comincia a parlare subito di un omicidio in carcere con riferimento a... Guardi, ne ha parlato leggermente il Corriere della Sera, un po' di stampa per qualche settimana, quindi non è che fosse un fatto nuovo per la Brusoni. Io cercavo di alleggerire un po' la tensione. Ecco. Lei, quando parlava alla Brusoni di stringhe, si riferiva alla notorietà del fatto delle stringhe. Al diavolerio che c'era attraverso stato. Attraverso la stampa. Esatto. Non perché la Brusoni sapesse già da prima. Non lo so. Comunque le assicuro che la Brusoni non mi regalò mai né un paio di scarpe né altro capo di vestiario. La domanda allora, molto francamente, è questa. Non ne sapeva niente. La Brusoni è stata al matrimonio di Latini. Così come Ferri. Ecco. La Brusoni le ha mai comunicato che Ferri aveva quella famosa preoccupazione? Signor Presidente, la mia... Dica sì o no. Signor Presidente, la mia... No, le dico di più. La mia posta è stata sottoposta a censura. E un fatto che io ho detto alla Brusoni, lei me l'ha citato ora. Se non ha trovato riscontro vuol dire che non ne abbiamo mai parlato. Ma... Terracciano. Quando l'ha conosciuto? Non l'ho mai conosciuto, l'ho scritto qualche volta, era una conoscenza epistolare. Ecco, diciamo che Terracciani è sullo stesso piano della Brusoni, no, elementi di destra che Terracciano dall'esterno davano l'amico un aiuto. D'un amico. Terracciano era l'amico di un amico, praticamente Terracciano era un toscano, amico di Mario Tuti, qualche volta me l'ha scritto delle lettere. Amico di Mario Tuti, qualche volta l'ha scritto delle lettere. Sì. A che comunque lei le avrà lette queste lettere, sì. Erano lettere insomma, ecco, a titolo vario, niente di importante. Vabbè. E lei quindi ha negato stamattina che abbia mandato a Terracciano una richiesta? No, per carità, proprio assolutamente, proprio lo escludo categoricamente. Lo esclude categoricamente. Va bene, ultima domanda, i suoi rapporti con Rognoni. Lei mi ha detto che Rognoni sapeva chi fosse, perché Rognoni... Non mi sono mai scritto con Rognoni, non ho mai rivolto la parola a Rognoni. Ma siete stati in carcere insieme? Mai. Mai.
Lei sapeva che Rognoni era considerato il massimo esponente di Ordine Nuovo a Milano? No, Rognoni era considerato un esponente dei centri studi Ordine Nuovo. Centri studi Ordine Nuovo. E lui apparteneva a un centro studio chiamato La Fenice. La Fenice. Era in antitesi quindi, con noi. Secondo lei, era esatto. La Fenice era un centro studi Ordine Nuovo. Centro studio Ordine Nuovo, praticamente dopo il rientro. Dopo il rientro nel movimento sociale, quindi nella legalità, o quantomeno non nella legalità, perché si fosse nell'illegalità, ma dopo il rientro, diciamo, nell'area parlamentare di alcuni esponenti del nostro movimento, quale Pino Rauti, per esempio, sì, avvenuto nel 1969, se lei ricorda bene, sì, una parte, ci fu un periodo di sbandamento, perché ci fu l'invito da parte di questi signori ai giovani che erano rimasti estromessi e quindi persistevano nel loro essere extraparlamentari, ci fu un invito a reinserirsi nei partiti, sì, nel movimento sociale, nel movimento sociale o... Però Rognoni non l'ha mai fatto. Allora ci fu un periodo di sbandamento, alcuni costituirono dei centri studi Ordine Nuovo, va bene? Mentre il movimento politico Ordine Nuovo non aveva cessato di esistere, io ancora militavo nel movimento politico Ordine Nuovo, quindi sono due cose distinte e separate. Oddio, non c'è stato nessun rapporto fra noi. Il giornale milanese di cui era direttore Rognoni, intitolato La Fenice, portava come sottotitolo, sì, certo, Movimento ma non è, politico per l'Ordine Nuovo. Certo. Quindi sì, non sì, centro studi Ordine Nuovo. Comunque noi eravamo un movimento politico Ordine Nuovo. Movimento vi farò politico vedere Ordine questi Nuovo. Giornali sì, di comunque. Di Milano, oltre abbiamo a Rognoni, la sigla, se le ricorda, Lascia Bipenne, c'era Lascia Bipenne per quanto concerneva i nostri documenti e per quanto concerneva il nostro, sì, diciamo, il nostro emblema sociale. Invece là c'era La Fenice, un comportamento diverso, determinate altre, un altro modo di far politica. È vero che lei criticò Rognoni quando, dopo i fatti del 74, fuggì in Spagna e abbandonò praticamente il Entra nel camerati. Merito di questo processo? Come? Entra nel merito di questo processo? Sì. Non eravamo amici io e Rognoni, ecco. Sì, entra. Ecco, non eravamo amici, ecco. Non eravate amici, no, allora. Lei conosce Zani? L'ho conosciuto due mesi fa. Due mesi fa? Sì. No, ma dico almeno di fama. Ah, di fama, ho sentito parlare di Zani da... Di Zani ne sento parlare, sì, da... Sì, da prima della mia detenzione, quando era detenuto lui. Allora modifico la domanda. Nel 1974... No, non lei... conoscevo Zani e non neanche... Non conosceva Ferri? Non no. Conosceva Di Giovanni? No. Non conosceva Ballan? No. Oh sì? No. Oh. Adesso però la domanda... Io ho conosciuto Ballan in epoca successiva. Ecco, questa è l'altra domanda. Quando ha conosciuto tutte queste persone? Io, o per conoscenza diretta, io ho conosciuto alcune di queste persone, non le ho mai conosciute. Nella fattispecie, lei ha fatto due nomi, Ballan. E Rognoni. Io ho conosciuto Rognoni e Ballan successivamente, quando ci fu il tentativo... da me osteggiato, però andato in porto, dell'unione con Avanguardia Nazionale. In una riunione che ci fu, adesso non ricordo esattamente la data, una riunione che ci fu, o in contatti successivi, non le so precisare bene, perché mi sembra che Rognoni, l'ho visto all'estero addirittura, credo che Rognoni l'abbia visto all'estero per la prima volta. Insomma, ho avuto contatti con queste due persone. Quando parla di questa riunione tra Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale si riferisce al 75? Sì, 75. Non sto parlando della famosa riunione di Bracciano, parlo di altro incontro. Ecco, non mi ricordo se è quello o altro incontro successivo. Sono quindi, onesto. Allora ha conosciuto Ballan? Ballan. Sapeva chi era? Beh, credo era il capo di Avanguardia Nazionale, esatto, a Milano. Mi è stato presentato come un esponente di Avanguardia Nazionale per la Lombardia. E lei sapeva quali erano gli uomini principali su cui facevano affidamento? Non lo sapevo. Come, da una parte, come Ballan non sapeva quali fossero gli uomini. Quindi gli esposti, detto, esposti lei ne sapeva niente? L'ho sentito nominare, certo, l'ho sentito nominare, Esposti, Dintino, l'ho sentito nominare tutti, ma non li conoscevo personalmente. E a quell'epoca poi, quando sono successi per esempio il fatto di Pian de Rascino, io
addirittura ignoravo l'esistenza sia di esposti, e non lo sto dicendo per tutelare qualche segreto, perché già operavo in clandestinità comunque. Allora, ultima domanda, poi non gliene faccio più. Parliamo direttamente dell'81, sì, anno dell'uccisione di Buzzi, sì, anno in cui secondo l'accusa lei poteva proteggere gli uomini della destra extraparlamentare di Milano che potevano essere colpiti dalle eventuali... C'erano delle differenze enormi, addirittura delle faglie. Quali uomini di Milano della destra extraparlamentare conosceva lei nel 1981? Oltre a Rognoni e a Ballani. È quelli che mi hanno nominato per sentito dire, basta. Per sentito dire. Vabbè. E basta. Basta così. O forse un paio di ragazzi incarcerati e detenuti all'Asinara nel 1976. Qualche nome? Adesso Azzi? Azzi sì, lo conosco, ma l'ho conosciuto in prigione Azzi. Di Giovanni forse era. Di Giovanni? No, Di Giovanni stava all'Asinara, però non ci siamo mai incontrati. Mi sembra. Io ho conosciuto Murelli. 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 Maurizio. E Murelli. Non ricordo se Di Giovanni l'ho conosciuto o meno. Perché alcuni di noi erano detenuti in un'ala della sezione Fornelli e altri nell'ala parallela. Vabbè. E non ci si poteva. Poi non era neanche all'Asinara, ecco, vedi. Ecco, chi? Di Giovanni non era all'Asinara. Addirittura non era all'Asinara, vedi. Infatti non ricordavo Di Giovanni. Invece Murelli, mi ricordo, Murelli, Azzi, l'emicida. Murelli, Azzi. L'ho visto anche in un processo un anno fa. Vabbè.